Buonasera, mi chiamo Gianfranco Marrone, dirigo la collana ECI, che è una rivista più che altro semestrale che pubblichiamo con Nuova Cultura ed è la rivista, l'organo ufficiale dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici. Esiste già dal 2004 un ECI online, che è la versione appunto web della rivista, ma dal 2007 abbiamo deciso di preparare, di montare dei numeri monografici che si occupino di alcune tematiche fondamentali della ricerca semiotica degli ultimi anni. Sono usciti finora 11 numeri, 12 per l'esattezza, considerando che alcuni sono doppi, che hanno affrontato tematiche abbastanza importanti, da questioni relative alla musica attuale, le pratiche musicali degli ultimi anni, a problemi relativi alle performance urbane, quindi alla semiotica della città, a un grosso numero sul design, sul modo in cui la semiotica oggi si occupa del problema del progetto e della relazione con l'analisi degli oggetti, un numero in inglese sui giochi al computer, computer games, che sta avendo un grande successo. Un numero sulle guide turistiche, un altro sulla fotografia, un altro sui social network, uno su Gremas e l'ultimo sulle passioni collettive. Come vedete, si tratta di tematiche abbastanza diverse, che riguardano grosso modo tutta la contemporaneità e quindi più che altro l'ipotesi è quella di lavorare in termini, come si suol dire, socio-semiotici, cioè una semiotica non teorica, non legata alla filosofia del linguaggio, con tutto il rispetto, nulla contro la filosofia del linguaggio, ma è un altro tipo di pertinenza, un altro tipo di sguardo. Lo sguardo qui è appunto una semiotica utilizzata per comprendere, per analizzare e per criticare il sociale e la cultura contemporanea. In questo lavoro abbiamo coinvolto moltissimi ricercatori di varie anche fasce di età, sia i più, come dire, noti nel settore, come Romana Rutelli, Isabella Pezzini, Patrizia Calefato, eccetera, sia anche come dire, esponenti delle giovani generazioni che si sono presi il carico di montare un call for paper, di fare una complessa operazione di valutazione degli abstract e poi di portare alla fine ad un peer review anonimo vero e proprio su cui stiamo continuando a lavorare per i prossimi numeri. I numeri sono sia progettati a monte dalla redazione della rivista, sia proposti dai soci dell'Associazione di Studi Semiotici. Viene fatto un call for paper che dura circa 2 mesi, si raccolgono gli abstract e che poi, come dicevo prima, vengono selezionati 2 volte, sia appunto a partire dalle proposte dei vari autori, sia ad articolo ricevuto con un'operazione di peer review. I prossimi 2 numeri che usciranno nei prossimi mesi, uno sarà dedicato al cosiddetto paratesto visivo, cioè a tutte quelle soglie dell'immagine come le sigle televisive, le cornici dei quadri, i trailer cinematografici e così via. E l'altro numero, su cui abbiamo già ricevuto parecchi consensi, sarà invece dedicato alle istruzioni per l'uso della cucina, soprattutto per esempio le ricette di cucina ovviamente, ma anche i programmi televisivi che oggi spopolano, i libri sulla cucina, i film e quant'altro. Dunque il lavoro continua a essere sempre legato alla contemporaneità, senza però dimenticare ovviamente un rigore accademico sia nella metodologia utilizzata appunto di tipo sociosemiotico, sia legata a un'operazione di come dire, attenzione a tutti i protocolli necessari per la ricerca scientifica che corrispondono a quanto ci viene richiesto oggi dalle principali istituzioni della valutazione. Stiamo lavorando infine per cercare di far accreditare la rivista presso i maggiori enti che si occupano della sua valutazione, ISI e quant'altro, che come sappiamo è un processo lungo, che abbiamo già avviato da alcuni mesi e che presumiamo porterà presto a un buon risultato.